Tutte le scelte significa, che so, il colore delle pareti, significa lo sfruttamento di una sala, perché fare una mostra chiaramente è cosa molto diversa che costruire un libro, no? Poi noi ogni volta ci troviamo di fronte a questo doppio livello di, come dire, espletamento e di traduzione del lavoro di un artista in un oggetto concreto. Per cui in un libro ci troviamo di fronte molto spesso ad una sequenza lineare, per cui io so che uno spettatore vedrà un'immagine dopo l'altra, no? Prima vede questa, poi vede quest'altra, e lo scorrerà in questo modo. È chiaro che posso lavorare sulle coppie, posso lavorare sulle sinistre, sulle destre e così via. In una mostra invece io so che tu entri in una sala e vedi tutto quanto in un colpo solo. Se non voglio che sia così, devo pensarci. Allora ti nascondo un'opera dietro una parete perché voglio che tu la veda alla fine, te ne metto una invece là in fondo perché voglio che tu la veda sempre e che faccia da faro mentre tu passi in rassegna tutte le opere che ci sono nel mezzo e così via, no? A livello allestitivo sono moltissimi i dispositivi che abbiamo a disposizione per orientare la lettura di un'immagine, di un quadro o di una fotografia. Ovviamente, così come accade all'interno di una singola immagine, dicevo prima, due oggetti all'interno di un'immagine dialogano fra loro, allo stesso modo accade fra due immagini diverse su una stessa parete. Se io metto un quadro, rosso e un quadro nero sulla stessa parete, ovviamente in qualche modo confliggeranno, entreranno in relazione. Sono tutte cose a cui devo pensare, no? Adesso ho fatto un esempio stupido del rosso e del nero, ma posso fare cose molto più, radicali di queste, no? Posso mettere, che so, posso anche sviluppare un discorso politico a partire dalle combinazioni che decido di fare, no? Se metto un'immagine di Jenin vicino ad un'immagine di Gerusalemme, sto raccontando una storia concreta. Se invece vicino ci metto Bari, è tutt'altra cosa. Da ultimo, tutti noi ci dobbiamo confrontare col budget. La verità è che quello è il primo. Però io sono un romantico e l'ho messo così. Però quel punto lì purtroppo è quello che spesso orienta anche l'individuazione, no, di un'idea. E certamente a quel punto fanno riferimento il 2 e il 3, no? Io rispetto al budget che ho a disposizione individuerò le opere, quante, da dove possono arrivare e allo stesso modo compierò delle scelte allestitive, che normalmente incidono sul budget in maniera abbastanza significativa, no? Quindi ci penso su due volte a costruire una parete di 10 metri per separare magari un ciclo di opere da un altro. E tutto questo, come sempre accade, no? Dipende dai soldi che ho a disposizione. Se volete qualche curiosità, io posso anche raccontarvi brevissimamente, facendovi anche degli esempi. Che cosa significa? Vediamo cosa posso rendere più divertente la cosa. Allora, per esempio, posso mostrarvi una serie di materiali che vengono utilizzati ogni volta che si realizza una mostra, no? Schede d'ogni tipo, che utilizziamo e che vi posso anche lasciare se ne avete bisogno, se avete una chiavetta. Per prestare opere, cerco di sviluppare il discorso che ho fatto fino ad ora attraverso questi materiali. Allora, innanzitutto, per esempio, ogni volta che si costruisce una mostra, abbiamo bisogno di un documento che si chiama Facility Report, che è un divertentissimo standard americano di 25 pagine, in cui vengono descritte per filo e per segno le caratteristiche dello spazio espositivo. Perché? Perché qualsiasi prestatore vorrà sapere in che luogo e con quali garanzie conservative saranno esposte le sue opere. Quindi normalmente questo è un documento, è uno standard che ciascuno spazio ha.
cioè non lo deve ricompilare ogni volta, no? Il facility report è un documento standard. Il problema è naturalmente che è un documento redatto negli Stati Uniti e che quindi tiene presente una serie di norme che loro sono capaci di applicare. Da noi i facility report sono dei meravigliosi esempi di creatività pseudoscientifica, perché qua dentro si richiede davvero di tutto. Allora, ovviamente, adesso non lo guardiamo tutto quanto perché sarebbe troppo, ma a parte avere nomi, telefoni, fax di tutti quelli che lavorano all'interno dello spazio, le cose più importanti a livello conservativo per una fotografia sono fondamentalmente tre, e sono la luce, la temperatura e l'umidità. Quindi quello che, poi a parte gli scherzi, si va sempre a guardare questo. Quindi vengono richiesti, per esempio, attraverso questi documenti, i tracciati della temperatura dell'ultimo anno all'interno delle sale in cui sarà esposta un'opera. E per la fotografia esistono degli standard che vanno tra i 18 e i 22 gradi, un po' di meno per la fotografia a colori, che è più delicata. La fotografia si conserva a queste temperature. Poi la realtà dei fatti è che quello che disturba molto la conservazione della fotografia sono i cambiamenti. Per cui se un giorno ho 18, il giorno dopo 20, poi ho 21, poi ho 18 ancora, va malissimo. E il problema sono gli ondulamenti che si possono venire a creare. Se invece io ho 24 sempre, meglio. La realtà dei fatti è questa. Però chiaramente qualsiasi facility report richiede questo standard, richiede uno standard riguardo l'igrometria, quindi l'umidità presente nella sala, fondamentale chiaramente allo stesso modo, e le condizioni di illuminazione, per cui misurate in lumen, quindi misurate in candele, perché la fotografia è molto molto sensibile, no, all'illuminazione diretta. In teoria un museo di fotografia, nello specifico perché stiamo parlando di quello, non dovrebbe avere finestre, dovrebbe esserci solo illuminazione artificiale, niente raggi UV, e la luce incidente su ogni immagine dovrebbe essere di 150-200 lumen per la fotografia contemporanea. Per la fotografia storica capita che ci siano delle richieste da 100 o addirittura da 50 lumen. Io, se faccio una... Allora, 100 lumen significa che ti viene da ridere quando la vedi. Niente luce. Io lo devo sapere prima. Se io richiedo un prestito e tu, per darmi quell'immagine, mi dici, ok, io te la presto, ma tu la esporrai a 100 lumen, io lo devo sapere perché dovrò munirmi di una serie di dispositivi che mi consentano quantomeno di raffreddare la luce, che a 100 lumen diventa molto gialla, diventa molto calda. Quindi mi servono dei filtri, no, per azzurrati, per poterla raffreddare come minimo. E naturalmente, da buoni italiani, la prima riflessione che ci viene in mente da fare è: ma chi mi controlla? È vero, nessuno. Però se poi succede qualcosa, e la maggior parte delle opere vengono accompagnate quando sono opere che richiedono questi standard di sicurezza, quindi il museo prestatore o il prestatore privato manderà un conservatore che accompagna l'opera e controlla che le condizioni siano rispettate. Quindi questo conservatore appenderà lui la fotografia a parete, è l'unico autorizzato a poterla toccare, ad aprire le casse e così via, e a controllare che la luce incidente corrisponda alle richieste. Poi, ripeto, appena esce uno può benissimo dimerare, alzare tutto, però poi ne succedono di tutti i colori. E gli standard, adesso a parte gli scherzi, esistono perché effettivamente la fotografia è estremamente deperibile e sensibile a questi parametri. Esistono poi degli escamotage, che so, forse dopo ho qualche immagine da mostrarvi, però se io so che mi serve pochissima, che posso gettare pochissima luce contro un'immagine, magari scelgo di avere un paio di faretti in più, li butto per terra, luce incidente zero, però ho l'impressione che ci sia un po' più di luce, no? Una specie di effetto ottico.
si possono provare queste cose. Ovviamente tutti i visitatori diranno che la fotografia non si vede, ci sono riflessi, è buio, sicuro. Però qualcosa in più si può cercare di fare. Naturalmente un'altra serie di standard che vengono richiesti all'interno dei Facility Report riguardano i materiali con i quali sono dipinte le pareti, perché devono essere tutte vernici che non aggrediscano l'immagine, pur partendo dal retro, se vogliamo, pur essendo magari staccate, però esistono delle vernici che alla lunga possono danneggiare un'immagine, chiaramente standard che riguardano la sicurezza, guardianie, circuiti chiusi, eccetera, norme antincendio, chi se ne frega, derattizzazioni, ce n'è d'ogni tipo. Poi ci sono anche i musei che si inventano le loro. Mi ricordo che ce n'era uno, mi sembra fosse SF MoMA di San Francisco, che voleva sapere la temperatura media del luogo in cui si svolgeva la mostra, esterno, perché volevano calcolare più o meno se nel tragitto dal camion alla sala ci fossero delle possibilità di sbalzi molto importanti, no? Quindi avevano voluto avere le temperature medie di Lucca, era in quel caso Fondazione Ragghianti degli ultimi 5 anni, che poi ovviamente era caldissimo invece nel periodo in cui l'abbiamo fatta noi. E questo è il documento che riguarda lo spazio. Poi ci sono documenti, ad esempio, che riguardano le opere, perché ciascuna opera, parliamo ovviamente di opere museali, vengono accompagnate da quello che si chiama condition report. Quindi io prestatore compilo una scheda sulla quale sono riportati tutti i danni che ha quell'opera e che condividerò con l'assicurazione. Quindi naturalmente nel momento in cui l'opera arriva a destinazione viene ricompilato questo condition report per capire se durante il trasporto è successo qualcosa, stessa cosa quando torna indietro, questioni assicurative in questo caso. Ma attenzione, perché poi nella realtà i prestatori, ripeto, privati o musei, se ne fregano della questione economica, vale a dire che non gli interessa niente che voi gli restituiate un quadro rovinato che vale 1 milione di euro e di ricevere dall'assicurazione 1 milione di euro, perché loro vogliono il quadro. Loro magari ci hanno messo 20 anni a trovare quel quadro o quella fotografia in quel modo, quindi sono norme certamente che riguardano le questioni assicurative, ma allo stesso modo sono tutele che ciascuno si prende per far sì che la conservazione sia garantita nel miglior modo possibile. E vi posso assicurare che succede spesso e volentieri qualcosa. Non è così semplice, insomma, questo discorso. E nel caso in cui succedesse qualcosa, molto spesso i musei hanno dei conservatori di fiducia nei diversi paesi. Per esempio in Italia uno degli studi più importanti è quello di Silvia Berselli, che sta a Milano, che ha studiato negli Stati Uniti a Rochester, e che quando l'opera di proprietà del MoMA si rovina, loro dicono: ok, lei può venire ad aprire la cornice, lei è soltanto lei. Ah, aneddoto a proposito dell'apertura delle cornici. Può capitare di vedere delle viti colorate sul retro delle cornici di opere di un certo tipo. Sono colorate perché poi loro controllano che non sia grattata la vernice. Se è grattata significa che qualcuno ha cercato di aprire quella cornice oppure l'ha fatto. Tutte cose che poi vengono controllate anche dalle assicurazioni, sono colorate per questo motivo. È ovvio che la compilazione di un condition report necessita di una serie di conoscenze tecniche. Questo non c'è dubbio, quindi chi fa il curatore, visto che nella maggior parte dei casi è lui a dover compilare questo documento quando le opere arrivano, deve conoscere tecnicamente come si chiamano i diversi difetti che riguardino le cornici, che riguardino il fronte di un'opera, il retro, i montaggi e così via. Quindi bisogna avere un minimo di preparazione tecnica per riconoscere una lacerazione da un'abrasione, da una mancanza e così via. Per questo in realtà è un condition report che riguarda anche la pittura, no? Ma vedete quante possano essere, no, le differenze tra le differenti
difetti che si possono riscontrare su un'opera. Poi normalmente queste opere sono anche accompagnate, questi condition report, no, qua non ce l'ho, sono anche accompagnati da una immagine dell'opera su una carta quadrettata e i difetti sono riportati nel punto esatto. Quindi quadrante per quadrante io so esattamente ciascun difetto dove sta, così è molto più facile controllarlo. Ah, questo era un altro. Ah sì, questo è un condition report. E forse. Ah no, qua non si vede, va bene. Questo è un condition report specifico per fotografie, eh? Quindi questi sono tutti i tipi di difetti che possono esistere. Sono 30 o 29 diversi in questo caso, che riguardano la stampa, i deterioramenti meccanici e il supporto, il vetro, le cornici, il retro, come vi dicevo, e così via. Un ultimo documento che accompagna, il prestito di ciascuna opera è questo, la scheda di prestito, e chiaramente viene rilasciata dai prestatori e riporta tutti i dettagli dello specifico dell'opera, delle condizioni in cui verrà esposta, dei luoghi in cui verrà esposta, dei tempi, del fatto che possa essere pubblicata sul catalogo oppure no. Insomma, è il documento che rimane nelle mani del prestatore e che, diciamo, tutela il viaggio dell'opera dall'inizio alla fine. Quindi questi tre documenti sono documenti fondamentali che si compilano nel caso di qualsiasi mostra museale e che preveda dei prestiti, che preveda dei trasporti e così via. A proposito, ora vediamo se ho. No, questo non lo trovo. Ma a proposito della realizzazione di una mostra, poco fa vi accennavo alla composizione del budget e a quanto potesse essere complesso, mi viene in mente che alcune voci molto molto importanti possano essere molto complesse allo stesso tempo da gestire. Dov'è qua? Sono quelle che riguardano i trasporti, no? Che sono sempre un incubo, e le assicurazioni. Voi sapete che esistono trasporti dedicati all'arte, la maggior parte dei musei hanno due o tre referenti da questo punto di vista, anche in Italia ci sono delle società straordinariamente capaci, che sono Gondrand, che sono Arteria, eccetera, e che lavorano quasi esclusivamente su questo tipo di materiali, il che significa che sono in grado di trasportare la Pietà fino a New York, con dei costi conseguenti. I trasporti, dall'esperienza che ho, sono probabilmente la voce che incide di più sul budget di una mostra, perché vanno realizzate delle casse, quindi vanno realizzate delle casse che siano nella maggior parte dei casi dedicate a quelle opere. Le casse possono addirittura essere climatizzate, e costruire una cassa climatizzata ha i suoi problemi economici, non, tecnici non lo so, ma economici sicuramente. E per esempio, adesso purtroppo, visto che volevo farvi tutti questi esempi portandovi come riferimento quella mostra di Lucca, ma non ho le immagini, però ricordo delle fotografie di Diane Arbus, che erano tre fotografie e viaggiavano con una cassa climatizzata, dedicata, realizzata apposta, con un trasporto che doveva avere degli standard ben specifici, quindi per esempio Gondrand ha dei camion con delle, come si dice, ammortizzazioni particolari che garantiscono il fatto che non ci siano degli shock importanti, una guardia armata che le seguisse, un conservatore che le seguisse, che veniva in Toscana a fare il viaggio di nozze, quindi c'era anche sua moglie, e
e un valore assicurativo conseguentemente importante. Tutto questo per tre fotografie. Per cui uno a quel punto può anche decidere, no? Uno parla col direttore del museo e gli dice: guarda, a me tre fotografie costano 50.000 euro, mi sembra un po' eccessivo, le vuoi, non le vuoi, no? Poi tutto quanto va sempre messo a confronto con la questione economica, non ci sono dubbi. Le hanno volute, volevano a tutti i costi quelle opere che trovavano centrali per, come dire, anche l'attrattiva della mostra. A me poi certe cose in realtà sembrano un po' eccessive. Erano tre fotografie straordinarie, erano tre fotografie di quelle che, per le quali ci sono venuti 20 anni per trovarle, no? Una era stampata da Diane Arbus, quindi aveva un valore ulteriore da quel punto di vista, eccetera. Chiaramente poi serve anche un po' di dimestichezza con le questioni ministeriali, no? Nel momento in cui si movimentano opere di questo tipo, perché ci sono tre soggetti che, diciamo, seguono l'intero iter di prestito, di imballaggio, di raccolta del materiale, di apertura delle casse, che sono il conservatore, che controlla, appunto, che viaggia insieme all'opera e controlla che tutto sia a posto. C'è il Ministero dei Beni Culturali, perché sono tutte opere che hanno un vincolo, per cui essere necessariamente sotto l'occhio del Ministero. Ovviamente i ministeri culturali, gli uffici cultura di diversi paesi sono collegati, però è ovvio che se io spedisco un Caravaggio in Russia, voglio sapere che è arrivato, voglio sapere in che condizioni si trova, voglio sapere che sia lì. Il nostro Ministero vincola quelle opere e con dei parametri molto specifici e molto stretti, e c'è la dogana, perché sono opere che hanno un valore economico molto importante, che sono spedite per essere esposte e per tornare indietro e non per essere vendute. E quindi la dogana necessariamente controlla più di tutti che questo processo avvenga e che si tratti di esportazioni temporanee e non di esportazioni definitive. Quindi all'apertura delle casse di opere di questo tipo, da Diane Arbus, che voglio dire nel mondo della fotografia è molto importante, ma rispetto a come dire, a Andy Warhol certamente non ha un valore così importante dal punto di vista economico, però certamente, insomma, ci sono tre persone, quattro persone che aprono una cassa che ha dei sigilli che ciascuno di questi soggetti avrà messo in partenza e che solo il loro riferimento potrà aprire. È molto complicato come processo, però è anche, come dire, una volta che si conoscono le regole del gioco è anche facile, no? Rimetterle ogni volta in pratica. Quindi questo per quanto riguarda i trasporti. Le assicurazioni è un'altra voce molto importante. Voi tenete presente che normalmente vi chiedono l'1% del valore dell'opera, quindi questo fa un'assicurazione specializzata, possono essere AXA o comunque le grandi compagnie assicurative hanno sempre una sezione, un ufficio dedicato allo specifico della trasporti d'arte, delle assicurazioni d'arte. E poi, vabbè, poi tutte queste altre voci che avevo messo sono anche poco divertenti da raccontare, no? Semmai mi piacerebbe a questo punto prendere spunto da questo discorso per osservare con voi un elemento ulteriore che è molto stimolante dal mio punto di vista rispetto all'esposizione della fotografia oggi. E rispetto all'esposizione della fotografia, rispetto al trattamento della fotografia anche a livello editoriale. Quindi adesso magari provo a introdurre un po' quel discorso di cui vi accennavo poco fa, a partire da una serie di soluzioni allestitive. Io credo che da alcuni anni ormai a questa parte un elemento centrale, fondante del discorso degli artisti, sia quello dei fotografi nello specifico, sia quello di lavorare certamente sulla realizzazione delle proprie immagini, quindi sulla produzione dell'immagine, ma poi anche di tenere sotto controllo tutto quello che succede dopo, tutto quello che va oltre la semplice, tra virgolette, realizzazione e produzione dell'opera.
Quindi avere un controllo specifico su quelli che fino ad ora abbiamo visto come, diciamo, dispositivi di allestimento. Come queste opere saranno inserite all'interno dello spazio espositivo. Se fino a 30 anni fa era molto raro che un artista, ripeto ancora una volta, fotografo, perché di questo specifico ci stiamo occupando, si concentrasse in maniera particolare sull'allestimento del suo lavoro, oggi invece è sempre più comune che questa seconda parte venga tenuta in serissima considerazione e diventi parte dell'opera. Quindi l'allestimento diventa una parte fondamentale per l'espressione degli stessi significati che sono veicolati attraverso l'opera. Prima, naturalmente, quello che accadeva era, che so, molto spesso, passepartout, cornice nera, fotografie in linea, no? Se guardate le fotografie della gran parte degli allestimenti della prima metà del Novecento, ma fino agli anni 60, di quello nella gran parte dei casi si trattava, no? Non si metteva neanche tanto in discussione. Le fotografie si esponevano così. Le dimensioni andavano dai 30x40 ai 50x70 cm, anche in quel senso non ci si muoveva molto, si lavorava molto sulla linearità e così via. Prima, magari invece si utilizzava più spesso quella disposizione cosiddetta quadreria, no? Quindi tante immagini disposte a pareti, quasi come se si trattasse di una quadreria ottocentesca. Questo era tipico degli allestimenti dell'Ottocento, dei primi del Novecento. Fatto sta che molto raramente si dava particolare attenzione a quello che accadeva dopo lo scatto. Si realizzava, si stampava e si finiva il proprio lavoro da artisti. Da un certo momento in poi, certamente a partire dal concettuale, quindi dagli anni 60 e 70, gli artisti hanno cominciato a concentrarsi sempre di più su questi aspetti della produzione del proprio lavoro, della messa in mostra del proprio lavoro, e attualmente è diventata una vera e propria necessità. Quindi sempre più spesso capita di lavorare con artisti che hanno già un allestimento predefinito per le proprie opere, e che diventa anche molto difficile toccare e sul quale diventa molto difficile agire. Un esempio su tutti, no? Molto noto ed emblematico, no? Era questo allestimento di Sol Lewitt per una mostra degli anni 60, e in questo caso, no, si trattava di una serie interminabile di fotografie di un cubo visto da una serie di punti di vista diversi e soprattutto con una serie di illuminazioni differenti, e in questo caso Sol Lewitt aveva deciso di esporlo in questo modo, no? Con delle grandi griglie. È impossibile esporlo in un altro modo. Questo è un lavoro che prevede questo genere di allestimento. Ma perché ha un significato? Perché chiaramente la griglia significa mancanza di una narrazione, no? Questa non è un'opera che può essere letta in maniera lineare, non c'è un'immagine che viene prima e una che viene dopo. Sol Lewitt ha scelto di metterle, di allestirle in questo modo per dire che ciascuna fotografia ha lo stesso peso, non c'è un inizio e non c'è una fine. Per cui non possiamo neppure cambiarlo, no? Questo modo di mettere in mostra le sue fotografie. Che poi è la stessa modalità chiaramente che utilizzeranno i Becker, no? E che probabilmente siamo più abituati a riconoscere nel contesto della fotografia. Ci dicono attraverso queste griglie che pubblicano anche all'interno dei loro libri, ciascuna immagine, non c'è gerarchia fondamentalmente. Queste immagini hanno tutte lo stesso peso, queste immagini sono fatte per essere messe a confronto e per individuare attraverso questo confronto un unico blocco, una tipologia. Queste fotografie rappresentano un singolo soggetto, una singola tipologia. Ecco perché sono radunate in questi gruppi così monolitici, vengono esposte a gruppi di 9, a gruppi di 15, ma sempre no, così siamo abituati a riconoscerle. L'opera non è separabile dall'allestimento.
L'allestimento è parte della sua costruzione. Poi ci sono dei casi emblematici, no? Di commistione tra queste due parti del lavoro. La famosa esposizione in tempo reale di Franco Vaccari negli anni 70 alla Biennale di Venezia si presentava inizialmente in questo modo, semplicemente un oggetto di questo tipo, una macchina photomatic per fototessere al centro di una sala della Biennale di Venezia. Questo era il suo allestimento. Agli spettatori veniva richiesto di fotografarsi, quelli che volessero, e di appendere a parete le proprie immagini. Quindi era una mostra, era un allestimento sostanzialmente in divenire, che prevedeva una partecipazione da parte del pubblico, ed è indubbio che l'allestimento che scaturisce fosse indistinguibile dalla realizzazione dell'opera e che partecipasse in maniera fondamentale alla definizione del suo significato, no? Questa parete è il risultato di un'azione condivisa di una serie di persone. Purtroppo qui ho una sola immagine. Questo è un discorso diverso di un fotografo contemporaneo tedesco che si chiama Thomas Demand, il quale realizza le sue immagini a partire da dei modelli che lui costruisce o manualmente o sfruttando delle tecniche di taglio laser a partire da dei software utilizzando dei computer e per la realizzazione di quest'opera in particolare, questa, che era la grotta, l'opera si chiamava Processo Grottesco, in questo caso fu esposta alla Biennale di 4 anni o 6 anni fa forse, alla Fondazione Cini di Venezia, l'opera era questa, una grande fotografia che doveva risultare in qualche modo come una sorta di tipologia della grotta, che quindi scaturiva dallo studio di una serie di materiali che riguardavano questo soggetto: cartoline di grotte, libri sulle grotte, copertine di dischi con delle grotte, qualsiasi cosa che riguardasse questo soggetto era stato immagazzinato da Thomas Demand, era stato trasferito all'interno di un software che poi aveva ritagliato su del cartone questa grandissima grotta che lo aveva rifotografato ed era stata esposta. A questo punto un processo di questo tipo prevedeva che in mostra non potesse esserci solo l'immagine. L'immagine veniva dopo aver passato un paio di sale di questo tipo in cui erano accumulati tutti questi materiali. Quindi prima c'era tutto il processo, prima c'era tutto quello che sta alla base della costruzione di quella gigantesca tipologia e alla fine si entrava nella sala che mostrava l'opera definitiva. Ma è ovvio che quell'opera non potesse ancora una volta essere disgiunta dall'allestimento, da questo passaggio. E è il percorso a interessare Demand, non tanto o non soltanto l'opera conclusa. E come lui, che so, qui ho un'immagine di un allestimento di Von Kuberta, no? Che ricostruisce delle storie impossibili, in questo caso si trattava di un viaggio immaginario nello spazio di una navicella russa, e quando ha esposto le sue immagini, Von Kuberta, per rinforzare, per così dire, la verità di quell'evento che aveva riportato in fotografia, aveva anche esposto una serie di cimeli, di vestiti, di libri, che facevano parte dell'allestimento e in nessun modo possono essere separate, no? Quindi appunto vi sto portando una serie di esempi che rimarcano il fatto che secondo me appunto sempre più sia impossibile distinguere fra il prima e il dopo lo scatto della fotografia nella costruzione di un'opera. Questa è un'opera di un cinese che è fatta di una serie di fotografie stampate su post-it che gli spettatori possono muovere, no, su un tabellone.
ad esempio, ed è ovvio più che mai in questo caso che questa scelta allestitiva faccia parte dell'opera. Questo è abbastanza ridicolo. Questi sono i famosi fratelli Chapman, Jake e Dinos, i due inglesi, no, che avevano fatto parte del movimento della New British Art, promosso da Sacchi, quindi con Damien Hirst, con Mark Quinn e con tanti altri, e loro avevano anche fatto questa serie di immagini che avevano come soggetto, in alcuni casi, dei cani, e avevano deciso di esporle così, scegliendo quell'allestimento che mimasse, no, che replicasse la forma di un cane, che faceva di tutto sto cane, c'erano diversi cani in mostra, no? Quindi il soggetto delle fotografie diventa addirittura la forma dell'allestimento. Non so se qualcuno se la sia appesa in casa poi quella cosa lì, però può essere. Queste invece sono cose molto più convenzionali, di cui accennavo anche stamattina, e che riguardano un'altra modalità di azione sull'allestimento, molto più soft, se vogliamo, ma altrettanto decisiva. Vale a dire, per esempio, la scelta della dimensione delle immagini. Nel senso che, attraverso la scelta della grandezza di un'opera, al di là dello specifico dell'opera stessa, ma noi, modifichiamo il comportamento degli spettatori all'interno dello spazio, no? Per cui, anche stamattina lo dicevo, ma lo ripeto brevissimamente, il fatto di fare un'opera, questa è una mostra di Alexot. Alexot lavora molto, o ha lavorato molto, sull'aspetto delle dimensioni, perché per un certo periodo ha ritenuto addirittura che ciascuna fotografia avesse un suo formato. Quindi che ciascuna fotografia avesse un formato ideale, no? E dovesse essere stampata 100x135 e quell'altra dovesse essere 110x145, per cui delle minime differenze potessero essere decisive nella fruizione del suo lavoro. Quindi ciascuna fotografia aveva la sua dimensione, come una tela di un pittore, niente di diverso. E per decidere la dimensione delle sue immagini, come fanno i fotografi tedeschi, come fa Struth su tutti, o fa anche Gursky, eccetera, le proietta nel suo studio. Quindi con un proiettore cerca di definire quale sia la dimensione più giusta, no? La ingrandisce e la rimpicciolisce, e poi, quando ha trovato la dimensione ideale, la misura e la stampa in quel modo. La stampa grande, come dicevo questa mattina, come in quel caso, prevede una fruizione collettiva, quindi più persone di fronte a una singola immagine, è un'immagine che possiamo vedere in più persone contemporaneamente. Quella piccola è una fotografia più intima, ci posso stare solo io davanti e nessun altro, e questo è cruciale, è decisivo nel rapporto tra spettatore e opera all'interno di una mostra, no? Quindi posso anche decidere le dimensioni di stampa in base a questo comportamento che richiedo al mio spettatore. Ma allo stesso modo è molto interessante lavorare sulle dimensioni, come dicevo sempre stamattina, determinando dei percorsi degli spettatori nello spazio. Quindi io faccio un'immagine grande e vedrò il mio spettatore allontanarsi. La faccio più piccola e si avvicinerà. Se voi osservate i comportamenti degli spettatori all'interno di una mostra, saranno simili, li vedete avvicinarsi, allontanarsi. Allora potete decidere se fare in modo che loro scorrano lateralmente e abbiano un'esperienza più, pacificante dello spazio, oppure volete farli muovere, farli arretrare, farli avvicinare. E cambia la percezione, non tanto forse dell'opera in questo senso, ma cambia l'esperienza dello spazio e della mostra nel suo complesso. Anche qui, no, Sot aveva stampato le sue opere in dimensioni sensibilmente diverse tra di loro, per tutti questi motivi, no? Poi non saprei neanch'io esattamente che cosa avesse prima di tutto guidato la sua scelta. So però che, per esempio, per una mostra che abbiamo fatto in Triennale a Milano, la disposizione delle opere dello spazio aveva seguito questi criteri, quindi come vogliamo che si comportino all'interno di questa galleria. E le dimensioni ci servivano per questo.
le opere di Stroili sono concepite direttamente rispetto allo spazio che dovranno occupare, no? Sono quasi delle opere site specific, vivono attraverso lo spazio. Vedete, sono queste specie di trasparenze appese in questo caso sulle finestre che modificano la percezione dello spazio interno e dello spazio esterno, no? Quindi contemporaneamente lavorano su due livelli ed è chiaro che un'opera di questo tipo, una fotografia di questo tipo sia integrata alla propria modalità di allestimento. Questa è una vista dall'esterno di un'altra opera, però simile, sempre di Stroili. Lo stesso discorso che ho fatto fino a qui, a proposito a proposito dell'attenzione che viene data nella costruzione di un allestimento, si può trasferire sul discorso editoriale. Vale a dire che, ancor prima probabilmente, i fotografi hanno lavorato sulla articolazione del dispositivo editoriale per fare in modo che il significato delle immagini si riflettesse nella forma del libro. Ed è quello che poi, appunto, nella maniera più diretta possibile e più concreta possibile, io stesso cerco di fare ogni volta che lavoro con un fotografo nella costruzione di un progetto editoriale. E vi posso fare qualche esempio, no, di questa tentativo di mettere insieme la produzione di un autore, la produzione fotografica di un autore con poi l'output editoriale. Ad esempio, vediamo, intanto ve lo mostro in proiezione, ma poi queste cose è ovvio, diventa più facile vederle dal vero. Partiamo con questo. Allora, questo, per esempio, era stato un progetto con Olivo Barbieri. Non so, più o meno la maggior parte di voi lo conoscerà. Olivo Barbieri, fotografo italiano che per un certo periodo di tempo, negli ultimi 10 anni o poco più, ha lavorato su una serie che ha chiamato Site Specific. È una serie sulle città di tutto il mondo, viste dall'alto, viste da un elicottero, e attraverso vi mostro un'immagine così, e la faccio veramente breve, per fortuna lui non è qui, se no si arrabbierebbe molto, però l'idea che sta alla base di questo lavoro è che osservando una città dall'alto si possa in qualche modo ridurla alla propria idea, al modello di quella città, trasformandola nel suo plastico addirittura, no? Ed è sufficiente osservarla dall'alto. Ad un certo punto Livio Barbieri basculava, quindi introduceva questo fuoco selettivo all'interno delle sue immagini che rafforzasse questa idea del modello. Forse quella prima, sì, un po' si vede, no? Ed in questo modo appunto Olivo Barbieri metteva in discussione la forma della città contemporanea, la sua straordinaria capacità di trasformazione, soprattutto la sua instabilità, no? Viste dall'alto, queste città si trasformavano in modellini che chiunque di noi avrebbe potuto in qualche modo, sulle quali ognuno di noi avrebbe potuto mettere le mani. Quando abbiamo realizzato questo libro, in particolare su Shanghai, fu fatta per una biennale dell'architettura, poi in realtà non venne distribuito perché ci furono dei problemi di stampa su questo libro, adesso vi farò vedere. Però appunto abbiamo tenuto presente fin dall'inizio il concetto che stava alle basi del suo lavoro. Queste sono immagini di città che vengono trasformate nel loro archetipo, nel loro modello. Abbiamo quindi deciso di utilizzare una carta da architetti, no? Di questo tipo, sulle quali una volta, no, si disegnava con la china. Questa carta che appunto rimandasse al lavoro di un progettista piuttosto che a quello di un fotografo.
un progettista che metteva le mani su questa città. Oltre a questo ci interessava per questa carta perché ci dava una sorta di trasparenza. Quindi ciascuna immagine appoggiandosi sulla successiva la lasciava trasparire, la disturbava e quindi dava questa idea di continua trasformazione, instabilità delle singole immagini. Questo era il progetto editoriale e questo è quello che abbiamo appunto cercato di realizzare, no? Quindi chiunque veda questo libro, secondo noi, dovrebbe immediatamente ricondurre i materiali e la forma editoriale all'idea che sta alla base delle sue immagini, del suo lavoro più in generale, più in senso assoluto. Poi la verità dei fatti, appunto, vi dicevo, c'è stato qualche problema di stampa per il fatto che per stampare su questa carta servissero degli inchiostri ad essiccamento rapido, perché altrimenti chiaramente non faceva tempo ad asciugare, nel momento in cui un foglio si appoggiava sul successivo, la tipografia dove abbiamo stampato non aveva esperienza di questi materiali. Questi inchiostri sono più densi, l'azzurro non scendeva e quindi il libro è rosso. Ok? E se c'è una cosa che Barbieri odia è il rosso. Quindi siamo stati anche sfigati. Se fosse successo con il rosso sarebbe diventato azzurro e Barbieri avrebbe amato questo libro. Invece è andata così, però adesso si trova, perché dopo un po' di tempo, come dire, l'incazzatura passa e quindi l'editore li ha messi fuori lo stesso e nessuno ha più detto nulla. Però c'è qualche, per esempio quest'ultima, non so per quale motivo, questa è buona, l'unica immagine buona, no? Vedete che qui non ci sono particolari dominanti magenta. Comunque, al di là degli scherzi, al di là appunto di questo infortunio, abbiamo voluto fare in modo che l'oggetto, che i materiali che abbiamo utilizzato e che il progetto editoriale rispecchiasse il significato che sta alla base di quel lavoro. Oppure, vi faccio vedere qualcosa forse di ancora più esplicito, che questo libro che abbiamo realizzato con un fotografo, prima questo forse vi è meglio. Allora, questo è Guido Guidi, è un libro che abbiamo fatto 3 o 4 anni fa, ed è un libro su un progetto che lui teneva lì nel cassetto, non è stato un progetto che è stato commissionato a lui appositamente. Sapete che Guido Guidi si concentra molto spesso su tutto ciò che ha intorno a lui, intorno a casa sua, sul territorio che lo circonda nello specifico. In questo caso aveva realizzato per se stesso una serie di immagini su un fiume che scorre proprio 3-4 chilometri dietro casa sua. E le aveva lì, le aveva tenute. Abbiamo visto questa scatola e abbiamo pensato di immaginare un progetto che potesse consentirgli di tirarlo fuori. E quindi abbiamo fatto in modo che tutto ciò che riguardasse, ancora una volta, il materiale e la grafica di questo libro potesse rispecchiare il soggetto che contiene, che è il fiume. Abbiamo lavorato quindi moltissimo con il grafico, che si chiama Leonardo Sonnoli, un grafico che lavora lì vicino a Venezia, che collabora con la Biennale, e a partire dalla copertina abbiamo cercato di rimarcare, rinforzare sempre con tutto quello che potevamo questo concetto. Per cui ad esempio abbiamo deciso di replicare, no, questa scritta Guido Guidi fiume con lunghezze ogni volta diverse, no, come a simulare, no, una serie di fiumi che scorrono sulla stessa pagina. Avevamo utilizzato questa carta leggera, azzurrata, che ricordasse l'acqua di un fiume. Avevamo deciso di pubblicare il testo in orizzontale, no, per rimandare all'andamento di un fiume e fare in modo che l'italiano e l'inglese non avessero la stessa altezza, esattamente secondo lo stesso principio della copertina, per cui appunto il letto di ciascun fiume è differente. E poi c'è la sequenza delle immagini a seguire. In questo caso, poi Guidi, non so chi, alcuni di voi certamente lo conoscono e conoscono anche la sua maniacalità
nella realizzazione di qualsiasi progetto editoriale, dal punto di vista della stampa, quello che lui voleva era che le immagini rispecchiassero quanto più possibile gli originali, innanzitutto a partire dalle dimensioni, per cui sono stampe a contatto 20x25 e questi sono 20x25, ma anche la brillantezza della stampa, per cui la vernice, se vedete, è estremamente glossy, è molto lucida, ed è un effetto che abbiamo ottenuto non attraverso una verniciatura UV lucida, perché sarebbe troppo lucida, un po' plasticosa, ma abbiamo deciso, questo grazie a lui, grazie alla sua esperienza che ha accumulato nel corso degli anni, di stampare prima tutto il libro, lasciarlo riposare, rimetterlo in macchina e stendere la vernice in un secondo momento. Di solito la vernice è il quinto colore o il sesto colore, quindi la vernice viene messa contestualmente agli altri colori, è un unico passaggio in macchina. In questo caso invece il libro è stato finito, rimesso in macchina una seconda volta e ripassato con la vernice. E quindi l'inchiostro aveva seccato meglio e quindi risulta un po' più densa la vernice che gli viene messa sopra, senza essere glossy, ma si riconosce ancora la fibra della carta. Quindi appunto tutto questo lavoro era stato fatto per rispecchiare quanto più possibile gli originali, oppure ottenere delle fotografie che così rimandassero dei possibili originali. E poi avevamo finito con una serie di note, per così dire, in 6x6, e sono i suoi appunti, delle immagini che avevano portato alla realizzazione delle immagini invece in 20x25, proprio come le note di un saggio scientifico, e poi una serie di pagine, ancora una volta, di queste su questa carta morbida, leggera, azzurra, che rimandassero appunto questo fiume che continuava a scorrere anche dopo la fine dell'impaginato. Questo è il suo lavoro. Poi naturalmente adesso, se li volete vedere, quando volete, sono qui. Un altro esempio che vi posso portare di lavoro in questo senso è un libro che abbiamo fatto con un fotografo giapponese che si chiama Takashi Homma. Vediamo se qui, mentre parlo, posso mettervi qualche immagine. Ok. Allora, questa era stata una storia molto particolare, nel senso che si trattava di una commissione che veniva da un piccolo festival diretto da Andrea Botto a Rapallo. L'argomento di questo, diciamo, la commissione prevedeva che si parlasse di territorio e di memoria. Era una commissione pubblica e quindi territorio e memoria. Cioè, purtroppo, è la croce di qualsiasi operatore che si interfacci con gli enti pubblici nella realizzazione di progetti di questo tipo. Questi due soggetti sono al 99%, come dire, richiesti, perché poi i finanziamenti magari arrivano anche dagli assessorati al turismo, oltre che a quelli per la cultura e così via. Fatto sta che bisogna ogni volta confrontarsi con queste necessità. Ma va bene, nel senso che poi è molto stimolante, io credo, anche partire da questi confini o da questi limiti e cercare di forzarli quanto più possibile. Per cui, come ancora una volta si diceva stamattina, era un lavoro che partiva da un'esigenza di documentazione territoriale, ma che poi è stato completamente in qualche modo rivisto attraverso lo sviluppo del progetto. Quando abbiamo fatto il sopralluogo con Takashi Homma, la storia è andata così, eravamo in macchina, il primo giro, e lui mi ha fatto una domanda abbastanza assurda, nel senso che mi ha chiesto: ma ci sono molte vedove qui in Liguria? Boh. Sinceramente non lo so, però penso che ce ne siano come da qualsiasi parte d'Italia, ma penso anche in Giappone, più o meno, un po' ce ne sono. Però questa cosa mi aveva colpito. Non subito, ci abbiamo ripensato qualche giorno dopo. Il punto è che questa storia delle vedove in realtà era un ancoraggio molto efficace per poter rappresentare esattamente quelle tematiche che ci venivano richieste. Perché le vedove hanno un grosso
come dire, attaccamento nei confronti del territorio. Nella maggior parte dei casi sono persone anziane che sono nate nella provincia di Genova, hanno vissuto tutta la loro vita lì e rimarranno lì. Quindi attraverso di loro si può raccontare il territorio. E poi, ovviamente, il fatto stesso che noi parliamo di loro chiamandole vedove è perché ci riferiamo alla loro memoria, a qualcosa di passato, a qualcosa che c'è stato e che non c'è più. E quindi abbiamo pensato di risolvere questa commissione concentrandoci su una serie di vedove di Rapallo, Genova, provincia, eccetera. Ovviamente mettendoci dentro anche la mamma dell'assessore, perché era d'obbligo. Quella è stata la chiave che ha fatto, che ha aperto ogni porta. E quindi Takashi Homma ha deciso di raccontare il territorio attraverso le fotografie di famiglia di queste donne. Quindi letteralmente ha aperto i loro album e ha scelto le fotografie in cui c'erano loro, in cui c'erano i loro mariti, ma che raccontassero anche quel territorio. Tra l'altro facendo un'operazione molto peculiare di, come dire, intrusione all'interno di quei materiali, perché non ha semplicemente scansionato e riprodotto gli originali così come erano, ma li ha rivisti tutti, li ha rinquadrati. Quindi lui si è messo, per così dire, a livello degli stessi fotografi anonimi che stanno alle spalle di queste fotografie. Appunto sono reinquadrate, alcune sono trasformate da colore in bianco e nero e così via. Oltre a questo, ha fotografato lui stesso queste donne, quindi ha fatto 11 ritratti, e le loro case, e in alcuni casi anche qualche immagine del paesaggio intorno a loro, e si è completamente immerso all'interno di quel sistema attraverso l'impaginato, per cui non siamo in grado di riconoscere immediatamente, attraverso il posizionamento delle immagini o attraverso le loro dimensioni, quali siano le immagini di Homma, quali siano le immagini invece familiari. Per cui in questo caso in basso a sinistra, piccolina, è una sua fotografia, e invece in questo caso non ce n'è nessuna, qui invece a destra è la sua immagine. Insomma, si è completamente immerso all'interno di questa realtà e confuso con tutti quei fotografi che gli hanno consentito, che insieme a lui in qualche modo hanno realizzato questo lavoro. Questo è un caso nel quale il fotografo ha realizzato l'impaginato quasi completamente, perché poi c'è anche da distinguere, no, tra artisti che vogliono avere un pieno controllo sul prodotto editoriale, per cui dicono, ok, io ti consegno un impaginato quasi finito, che con un grafico magari metterò a posto e metterò in griglia, come è successo in questo caso, oppure l'opposto assoluto è stato un'esperienza con un fotografo americano che si chiama Mark Cohen, il quale mi ha dato i negativi e mi ha detto, fai tu quello che vuoi. Quindi gli opposti sono esattamente, come dire, sono possibili entrambe queste soluzioni e tutto quello che sta nel mezzo. Nel caso di Mark Cohen, di Takashi Homma, aveva voluto avere pieno controllo dell'impaginato, perché dal suo punto di vista ogni doppia pagina era perfettamente calibrata. Che so, in questo caso da un punto di vista grafico e visivo, per cui quei due piatti appesi al muro dovevano rimandare a quei due fiori sulla sinistra. In questo caso aveva visto che la gamba di questo tavolo dovesse continuare nell'ombra lì sotto, tutto quanto era perfettamente calibrato. In questo caso, qua in mezzo chiaramente c'è la separazione delle due pagine, aveva fatto in modo che questa donna, che è questa donna, fossero insieme, che che il soggetto, che la dimensione di questa fotografia, che è quella realizzata da lui, fosse la stessa del negativo prodotto dalla macchina fotografica che aveva in mano 40 anni prima. Quindi tutto quanto all'interno di questo impaginato è attentissimamente calibrato all'ossessione. Ogni tanto chiaramente ce ne possiamo rendere conto, altre volte no, altre volte lo immaginiamo, altre volte lo percepiamo, lo intuiamo. Ma per quanto riguarda invece il prodotto,
il progetto editoriale vero e proprio, anche lì si è fatto in modo che il soggetto potesse riverberarsi quanto più possibile nella confezione. E quindi che cosa è successo? Abbiamo deciso che in copertina ci fosse un segno grafico forte, che rappresentasse, che fosse una sorta di simbolo delle vedove, quindi due cerchi, no, che si incrociano ad un certo punto, che rappresentano la donna e suo marito, e che si esprimessero attraverso queste forme. Poi abbiamo fatto in modo che questo libro fosse costituito da due fascicoli, ancora una volta abbiamo lavorato su questa, come dire, ricorrenza del due, questi due fascicoli che fossero separati, ma che fossero uniti da un elastico, che quindi fossero stretti insieme. Poi abbiamo fatto un'altra cosa, vale a dire che c'è un fascicolo di immagini e c'è un fascicolo di testo, e il testo l'ho fatto è un testo piuttosto, devo ammettere, demenziale, perché il testo è una descrizione molto lineare e molto banale del contenuto delle immagini, ma per leggere il quale è necessario avere le immagini di fronte. Quindi non è possibile, diciamo così, apprezzare il testo senza avere la fotografia di fronte. Quindi voi dovete sempre avere questi due oggetti insieme, non possono essere separati. E quindi appunto tutte queste scelte derivavano da una necessità di replicare il contenuto del libro, non tanto da scelte grafiche o cose di questo, non soltanto per una sorta di piacevolezza della confezione in sé. Un ultimo progetto di cui vi parlo è una cosa che è uscita proprio adesso, nel senso che è stato presentato una settimana fa a Paris Photo, ed è il lavoro di un'artista che si chiama Linda Freni-Nagler, che ha presentato in Biennale un lavoro che si chiama The Hidden Mother, nella Biennale che sta chiudendo adesso a Venezia. Oddio, eccolo qui. E si tratta di una teca che contiene, è nella mostra centrale, quella che c'è all'Arsenale, quella curata da Cindy Sherman, la sezione di Cindy Sherman, nella grande mostra di Massimiliano Gioni. Ed è una grande teca che contiene più di 1000 fotografie, che lei nel corso, che quest'artista nel corso di 10 anni ha accumulato, soprattutto acquistandole su eBay, il cui soggetto è quello che viene normalmente definito proprio su eBay come hidden mother, quindi la madre nascosta. Perché? Perché soprattutto nell'Ottocento e nei primi anni del Novecento si usava rappresentare i propri figli escludendo dalla immagine la propria figura, quindi le madri nella maggior parte dei casi, ma non soltanto le madri chiaramente, anche i padri, anche le bambinaie e così via, facevano in modo che il bambino potesse apparire nell'immagine quanto più fermo possibile, perché dovevano tenerlo, ma sottraendosi all'obiettivo del fotografo, nei modi più disparati, per esempio nascondendosi dietro una sedia, sotto un panno, grattando fisicamente la propria figura dal negativo o dal tintype o dal daguerrotipo, oppure coprendosi con una vernice scura. Adesso vi faccio vedere qualche esempio. Vedete, dietro c'è una madre, ad esempio, no? Che tiene fermo quel bambino. Questi sono quelli che abbiamo chiamato i burka come tipologia. No? Tutte queste, questi sono sempre burka. Queste invece, vedete, si sono escluse attraverso delle altre strategie, no? È il fotografo che in questo caso ha agito per loro. Oppure, no, costruendo appositamente queste mascherine che le facessero sparire. Oppure, vediamo, quella di destra, no, nascondendosi dietro la testa del bambino, anche quella di sinistra è la stessa cosa.
In questo caso, questo è il libro, l'impaginato del libro è stato ovviamente complicatissimo ed è un lavoro di Linda, che ha voluto far sì che ciascuna doppia pagina costituisse, diciamo, come dire, una tavola a sé e quindi funzionasse autonomamente. Quindi ciascuna doppia pagina doveva essere autosufficiente, per tipologia, ad esempio, in alcuni casi, in altri casi magari per grafica, per cui ha fatto in modo che l'orizzonte corresse lungo la doppia pagina e che facesse da trait d'union tra le diverse immagini, o la tecnica con cui queste immagini erano state realizzate. Insomma, queste sono più di 400 tavole e ogni tavola ha una coerenza interna, no? Quindi quello che l'idea che ci ha guidato nella determinazione di questa scelta era quella di costruire una sorta di gigantesco campionario tipologico di questo genere o sottogenere del ritratto di bambini e che desse conto della complessità, no? E del portato politico, culturale e dell'immaginario che era sotteso a tutto questo, no? Sono migliaia di fotografie, poi quello che ci interessava chiaramente era anche, come dire, che fa parte del suo lavoro, rimarcare il fatto che fossero immagini non sue, acquistate attraverso eBay, che quindi lei si fosse messa nelle condizioni del suo referente naturale, che è un collezionista, quindi era lei in realtà a diventare collezionista e a spendere per poter realizzare la propria opera, appropriandosi di immagini altrui. È un lavoro che ha una serie infinita, no, di livelli di lettura. Lì addirittura c'è una hidden mother con il cane, no? E lei è voluta sparire, no, grattando. Quello è un tintype, quindi è un... è un'immagine su metallo. L'installazione di Venezia è sempre da lei ed è una teca che contiene tutte queste immagini. L'hai vista? Sì, sì, è stato un lavoro pazzesco, perché chiaramente per realizzare quella teca, sempre per tipologie, quindi è molto diverso, perché il funzionamento chiaramente di una teca è molto diverso, è come una parete o un libro, però anche lì ci sono una serie di immagini, cioè è molto calibrata la sequenza, è molto calibrato l'andamento della storia all'interno di quell'oggetto. L'ha fatta lei, ma ha dovuto fare una simulazione di grandezza naturale nel suo studio, perché è una teca lunga 9 metri e larga 1,5 metri. Quindi si è dovuto fare prima una simulazione con degli adesivi per ciascuna immagine in studio. E poi la teca è stata realizzata dall'unico che avrebbe potuto fare un lavoro di questo tipo, che è un corniciaio tedesco, che si chiama Bonach, che è specializzato esattamente in questo tipo di materiali, perché doveva essere preciso al millimetro. Sono 1000 immagini, sgarrare di un centimetro sarebbe stato impossibile. E ogni immagine aveva la sua posizione predefinita. A Venezia c'è umido, quindi si è un po' dilatata. E quindi è stato un disastro poterle inserire all'inizio. Però poi chiaramente Bonach ha mandato il suo scagnozzo, che ha messo tutto quanto a posto. Anche da daguerrotipi. Sì. Cioè, avendo visto l'installazione, secondo me l'installazione è possibile vedere tutte queste cose insieme, anche un tipo di luce, trasmetteva su di me, come dire, una moscia. Terribile. Il libro, secondo il libro studiato settimana scorsa, secondo me questa cosa la dà un po' di più, certo. Volevo sapere se era una cosa voluta. È una cosa inevitabile, sì. Cioè, più che voluta è inevitabile. E l'aspetto dell'angoscia è uno degli aspetti che questo lavoro ha, ma neanche questo voleva sottolinearlo troppo. Poi per quanto riguarda l'allestimento a Venezia, era nelle sale di Cindy Sherman, che erano sale più scure, quindi tutto quanto quell'aspetto veniva accentuato ancora di più. Credo che venga fuori anche dal libro,
certamente in maniera più smorzata, e secondo me nel libro forse viene fuori ancora di più la complessità di questo lavoro, si può apprezzare ancora meglio, no? Poi è un libro, vuol dire, sostanzialmente illeggibile, perché scorrere 400 pagine della stessa cosa è molto complicato, no? Però ci interessava questo aspetto dell'accumulazione. Ci interessava, ovviamente l'editore è stato il primo a dire quanti ne tagliamo, però a noi interessava il peso, cioè noi volevamo un affare così, volevamo una cosa che non avesse, che fosse a filo, no? Che fosse davvero una specie di monolite, no? Con il quale confrontarsi e che pesasse. E così come è stato faticoso mettere insieme 1000 immagini per 10 anni da parte sua. Quindi in questo caso l'oggetto rispecchia questa necessità. E poi abbiamo fatto una... queste sarebbero le didascalie, che anche loro, come dire, richiedono un certo impegno al lettore, no? Che sono fatte tutte di fila, no? Una sfilza di dati su ciascuna immagine. Sono 16 pagine, così. Però c'è tutto. Sì, sì. No, no, ma l'idea è, sì, sì, è certamente quella che non possa essere esaurito, diciamo, un lavoro di questo tipo. E, ok, è l'ora? Sì, grazie.